Buongiorno, qui è sempre più buio la mattina. Sono 7:10, non è che sono le 5. Più farà freddo, più sarà faticoso alzarsi la mattina. Perché si sta bene nel letto sotto le coperte. Comunque, mi sono fatta il caffè, ho iniziato a svegliare Francesco. Oggi è venerdì, quindi ultimo giorno di scuola della settimana. Domattina alle analisi del sangue. Porca paletta. Ha iniziato a piovere. No, comincia a esserci un po' di luce finalmente. Io sono pronta. Francesco, prima di andarmi a vestire, l'ho chiamato di nuovo. Ok, si è messo seduto nel letto e gli ho dato i vestiti. Sì, che vestiti, io vado a vestirmi. Mi vesto, torno a controllare il busto e non risponde, si era riaddormentato. Ora sono le 7:30. Si deve vestire, lavare. In 15 minuti. È venuto caldo anche stavolta. Tra l'altro mi sta anche uscendo il sole. Ma ho subito a cambiarmi perché sto morendo di caldo in questo momento. Poi faccio subito colazione perché la camminata mattutina mi mette fame. Francesco è andato abbastanza tranquillo, aveva un po' la nausea appena siamo usciti di casa, ma come mi suggeriva una di voi nei commenti, ed è una cosa che effettivamente faccio e cerco di distrarlo, gli racconto cose, parlo e così gli svio il pensiero e effettivamente quasi sempre funziona. E niente, vado a cambiarmi e poi facciamo colazione. Sono le 9, anzi le 9 e 7 minuti per l'esattezza. Non ho ancora iniziato a fare niente perché ho fatto colazione e poi mi sono messa qui a rispondere ai vostri commenti, quelli a cui non avevo risposto ieri. E quindi niente, si sono fatte appunto le 9 e 7 minuti. Adesso mi attivo, volevo anche cambiare lenzuola stamattina. Vi volevo un attimo aggiornare sulla situazione scolastica di Francesco, come sta procedendo. Intanto non ci hanno ancora fatto sapere niente riguardo alla relazione della psicologa, però ho visto che il 10 ci sarà l'assemblea di classe tra gli insegnanti, quindi magari aspettano quel giorno per parlarne. Mi sembra si stia trovando bene Francesco nella nuova classe. Ha parlato con alcuni compagni, soprattutto con uno che è il suo compagno di banco, quasi sempre, perché ogni tanto li spostano di banco, però appunto questo suo compagno di banco ha detto che gli sta simpatico e insomma, parlano, quindi è già una buona cosa. Poi sono cambiati alcuni insegnanti. E di questo era molto contento, soprattutto di quello di matematica, perché quello che aveva prima non lo sopportava veramente e l'aveva portato a odiare la matematica. Lui era molto bravo in realtà in matematica. E invece adesso con l'insegnante che ha quest'anno, eccolo, mi sente parlare, arriva. Addirittura ieri mentre faceva i compiti di matematica mi ha detto: "Finalmente mi piace fare matematica". Quindi, insomma, tanta roba. E niente, dai, tutto sommato sto procedendo bene. Se poi prenderanno in considerazione la relazione della psicologa, i consigli della psicologa, andrà anche meglio. Ovviamente non sprizzerà mai gioia andando a scuola, questo penso la maggior parte, insomma, dei ragazzi. Penso siano casi rari quelli che vanno a scuola volentieri. Che
Che freddo, mamma mia. Ok. Stai buono, stai buono. Ho tutte le faccende, adesso mi metto a montare il video. C'è vento anche oggi, avevo aperto tutto e sono congelata. Adesso ho chiuso tutto, tranne in camera nostra che per ora lasciamo sempre aperto. Anche di notte, però io dormo bella coperta. Che c'è? Tre volte che mi giro mi alzo. Sono a buon punto per il video, devo riguardarlo, esportarlo e caricarlo, però c'è metà del lavoro è fatto e adesso sono indecisa se fare come ieri, quindi andare a fare subito la doccia adesso o continuare con il video e fare la doccia dopo. La doccia alla fine l'ho fatta, come potrete notare dai miei capelli esplosi, e mi sto facendo un panino. Siamo già andati a prendere Francesco, che per il momento non ha fame, e io intanto mangio. Ci sono quasi, sto esportando il video e poi lo metto a caricare su YouTube. Sono le 2:30, quindi l'orario è poco. Piove. Dicevo, l'orario è perfetto. Ha iniziato a piovere però. Appena finisco con il video vorrei mettermi a colorare Homer Simpson, non so se vi ricordate, perché ormai sono passati mesi da quando avevo fatto le tele di Marge e Homer. Marge l'ho colorata da un pezzo, ormai è lì pronta. Mi mancava Homer e insomma mi mancava un po' mettermi a colorare qualcosina, quindi mi sono detto ok, finiamo Homer così almeno, e poi gli passo la vernice trasparente quando ci sarà un tempo accettabile, ovviamente non mentre piove. Poi quando Marco si alza dobbiamo andare a prendere la sabbietta di gatti, perché l'ho finita e ce n'è rimasta poca nella lettiera e serve proprio urgente. E poi mi sa che dobbiamo anche andare alla COP, perché c'è un motivo particolare, perché inizialmente avevamo pensato che ci potevamo fare un salto domattina, ma domattina c'è l'analisi del sangue di Francesco, quindi non faremo in tempo, e quindi ci dobbiamo andare per forza oggi. Domani pomeriggio dovrebbe venire qua la mamma di Marco, porta il suo computer a Francesco, così Francesco glielo guarda, gli sistema alcune cose. E poi dal momento che viene qua la faremo rimanere a cena, e per questo appunto andiamo alla COP, così prendiamo qualcosa. Marco ha proposto di fare le lasagne, quindi prenderemo le cose per le lasagne. Ok, iniziamo, una mezz'oretta, quindi non riuscirò mai a finirlo perché poi devo andare a chiamare Marco, quindi dove arrivo. Ahia. Ok, per adesso siamo così. Adesso metto a posto e vado a svegliare Marco. Per fortuna ha smesso di piovere, ma il cielo non promette niente di buono. Allora, prima di andare alla COP metto a cuocere la pasta, perché stasera a cena Francesco vuole la pasta brustolita, che mangerò anch'io perché è buonissima. Quindi cuocio la pasta, la condisco con del sugo al pomodoro, la lascio lì a raffreddare, poi stasera la saltiamo in padella praticamente con l'olio finché non fa la crosticina, buonissima. Siamo andati alla COP, abbiamo preso giusto due cosine, ora ve le faccio vedere. Allora, abbiamo speso 23 euro. No, Morgana, per favore. Allora, ho preso le pasticche per la stoviglie, queste qui bivi verde, tutte in un, 8 funzioni, sono 30 pasticche, costavano 3,19 euro, quindi super convenienti. Poi abbiamo preso la passata di pomodoro, un pacco di mezze penne rigate, un pacco di fusilli,
Poi ho preso i burger per fare il ragù. Ho preso questi qui invece di quelli al soia, che sono più digeribili. Poi grana padano, grasso usato, ne abbiamo presi tre. Poi ho preso le lasagne fresche, tre quarti, non si sa mai, e due pacchetti di besciamella. E basta, lo metto a posto, poi tra un pochino posso iniziare a brustolire la pasta che ho cotto e l'ho lasciata riposare. Ok. Adesso mi cambio, mi metto comoda. Basta, fammi cambiare. Non stiamo uscendo, non stiamo uscendo, è presto. È impazzito. Non so se riuscirò a parlare. Praticamente, allora, specifichiamo che non sto piangendo per mio nonno. Mio nonno è morto. Ho preso la notizia da Facebook, tra parentesi. Telefono a mia nonna, mi risponde mia zia, una delle mie zie, e mi spiega che mia nonna non sa ancora che mio nonno è morto, ma pensa che sia messo comunque male, ricoverato a Lecce in condizioni molto gravi, e che insomma stavano aspettando a dirglielo. Quindi me la passa e le dico: oh, nonna, che è successo, come sta il nonno? E lei inizia, scusate, ho fatto un po' di pausa perché ero ancora troppo nervosa in quel momento, devo cercare di calmarmi un attimo prima. Praticamente mi passa mia nonna, le chiedo: allora, che succede, come sta il nonno? E lei comincia a dire: ah, ora te li fai 1000 chilometri per venire a vedere il nonno. E gli ho detto: guarda, se avessi i soldi verrei anche, perché ti ricordi quella volta? Praticamente, penso di avervelo detto ai tempi, comunque, c'è stato un momento in cui mia nonna ha mandato la lettera dall'avvocato, e dove chiedeva la disponibilità di noi figli e io nipote per fare, diciamo, da badante a loro quando sarebbero stati vecchi, e chi non fosse stato disponibile sarebbe stato escluso dall'eredità. E io ho rifiutato, ho detto appunto: sono a 1000 chilometri di distanza e come posso venire a farti da badante, cioè una famiglia qua? E lei mi fa: guarda che poi non prendi niente. E io ho detto: guarda, sono stata senza finora e non voglio niente da te. E quindi lei questa cosa se l'è legata al dito e appunto ho cominciato a rimuginare su questa cosa e a dire: ti ho cresciuta. E io gli ho detto: intanto sì, mi è cresciuta, ma bisogna vedere come mi è cresciuta. E lei ha detto: hai avuto solo cose buone da me. Io ho detto: veramente no, tutto il contrario, semmai. E poi, siccome insomma, mi stavo alterando a questo punto, le ho detto: ma scusa, fammi capire, c'è il nonno che sta male, portato a Lecce d'urgenza, e tu pensi a rompere i coglioni in me? Ho detto: ma non ti vergogni, ma non ti vergogni? E gli ho attaccato il telefono. Ero veramente fuori di me in quel momento, perché, cioè, io come una scema mi sono illusa che 2 o 3 giorni fa, quando era che mi ha telefonato, che si fosse ravveduta, che avesse un minimo di affetto nei miei confronti. Invece assolutamente no. Questa è stata l'ennesima dimostrazione che non gliene ho mai fregato niente di me,
non mi ha mai voluto bene e che devo assolutamente mantenere le distanze da questa persona. Basta, basta veramente. Non ne voglio più sapere niente. Ho mandato pure un messaggio a mia zia, gli ho detto: la nonna non si smentisce mai. Cattiva era, cattiva resterà per sempre, non la chiamerò mai più. E lei mi ha scritto: ti chiedo scusa io da parte sua. Mi sono sentita con mio cugino, che lui non sapeva nemmeno che mio nonno fosse malato, e mio cugino vive lì, nello stesso paese. Cioè, questo fa capire com'è la situazione familiare. Dopo mi telefona mia zia, che sarebbe la sorella di mia mamma, e siccome loro hanno un negozio di animali, e ovviamente domani saranno chiusi per lutto, quindi sono andati all'onoranze funebri a prendere il manifesto da appendere fuori dal negozio e hanno scoperto che non hanno messo i loro nomi sul manifesto, li hanno esclusi, perché anche mia zia era tipo da 2 anni che non parlava con mia nonna. E infatti ho detto: coglione, io che oggi sono andata a stare tutto il pomeriggio lì con lei. E niente, questa la situazione. Adesso mi sono calmata, però veramente ho pianto per 2 ore, tipo dal nervoso, veramente dalla delusione, non lo so, non me ne capacito che tutte le volte riesca a essere così cattivo. Ok, basta, mi metto il pigiama e vado a mangiare. Ho mangiato, mi è venuto un mal di testa assurdo. Comunque non vorrei aver fatto passare in secondo piano, cioè sicuramente ho fatto passare in secondo piano il fatto che mio nonno è morto e ovviamente mi dispiace, però comunque non mi ricordo bene quanti anni avesse, ma se non ne aveva 90 c'era molto vicino, ma credo che ne avesse 90. Quindi insomma la sua vita l'ha vissuta e quindi sì, mi dispiace, ma insomma. E mi ha devastata molto di più la discussione con mia nonna, che è veramente la cattiveria che riesce ad avere quell'essere è fuori misura, veramente. Tutte le volte riesce a stupirmi della cattiveria che ha dentro. Cioè, secondo lei io dovrei esserle grata per gli anni vissuti con lei, ma veramente mi viene un nervoso che vorrei riuscire a dirgli tutto quello, cioè, proprio elencargli tutte le cose che mi ha fatto, ma non ci sono mai riuscita perché lei alla fine comunque. No, non ascolta neanche quello che dice. È così come la vede lei e basta. Lei mi ha preso, mi ha cresciuta. Fine. Cioè, lei non mi voleva neanche. Mi ha presa solo per i soldi. Perché avrebbe preso gli assegni di mantenimento. E non ho mai speso una lira per me, non mi comprava vestiti, non mi comprava scarpe, non mi comprava niente. Basta, vabbè, basta, non ci voglio più pensare. L'avevo cancellata dalla mia vita, avrei dovuto lasciare le cose così. Quando mi ha telefonato e mi sono accorta che era lei, avrei dovuto riattaccare il telefono e basta, dirle: non voglio avere niente a che fare con te. E se mai succederà di nuovo che mi chiama, sento la sua voce, attacco, basta, non voglio veramente più sapere niente. Scusate, ma veramente mi ha fatto venire un nervoso stasera. Vabbè, io comunque adesso vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.